Cari amici, non so quanto sia la resistenza della videocamera e la resistenza mia oggi, perché tra pioggia e neve, siamo tra pioggia e neve al 19 novembre 2018. Tenteremo, perché poi avevo già fatto per esempio tanto tempo fa un video all'alluvione al lago, non lo consiglierei. Beh, allora veniamo al dunque. Stamattina e poi bellissima giornata, ho qua la borsa che sono andato a fare le consegne a Torino, 19 novembre 2018, Gennaro Gelmini, e siamo quindi a Torino. Era importante venire anche in questa città, 19 anni di studi sui cambiamenti climatici, qua sono venuto spesso e volentieri. Benissimo, spero che le riprese vengano al meglio. La giornata è così, tra pioggia e neve, piovigina, ogni tanto pulirò la videocamera. Sentite questo, così tagliamo corto, prima torno a casa che è meglio. Però siamo sul Po, il fiume Po, a Torino. E cosa succede? Semplicemente stamattina, io due giorni fa veramente mi ero segnato Trecate in provincia di Novara, sempre in Piemonte ma in provincia di Novara, qua siamo a Torino. E fatto sta, stamattina si ferma il treno a Trecate, era il treno per Torino, Milano-Torino, poi da Varese ho cambiato, da Varese è la mia città, e si ferma il treno a Trecate, lì allora cambio il treno, non andavo in quel momento avanti, prendo il treno locale e arrivo subito a Novara. A Novara ho fatto le bellissime foto che metterò praticamente nella parte iniziale e finale. Quindi la parte iniziale e finale, queste bellissime foto che ho fatto. Ha un panorama rosso suggestivo. E cosa ci richiama questo panorama rosso? Verso addirittura nord-est. Verso nord-est si vedeva rosso. Ci richiama al pianeta Nibiru. Allora io eccomi a Torino per menzionare il fatto dei cambiamenti climatici, il fatto che, sentite questa, con tutte queste alluvioni, naturalmente io deduco, ecco così, anche se la scienza non lo deduce, ciò che ho scritto nelle mie lettere, nei miei esposti, e che c'è una combinazione tra quello che sono praticamente le faglie tettoniche e le faglie acquifere. Piove tanto, ma guardate, ma cos'è 40 giorni di pioggia come durante il diluvio universale? Perché non lo so, sinceramente, fate voi, se è normale, boh. Allora, 40 giorni di pioggia, ma il fatto cosa succede? La cosa incredibile, allora c'è questa sismicità legata al movimento anche delle faglie acquifere, che non c'entrerebbero assolutamente nulla, eppure così. Difatti, dopo le alluvioni che ci sono state in Liguria, regione Liguria, abbiamo avuto poi ieri, anzi sì, domenica ieri all'orario di pranzo, un terremoto a 4.2 gradi Richter in Emilia Romagna, Rimini, centro Rimini, quindi sull'Adriatico. Combacia, vedete, con Liguria, quindi Emilia Romagna, e adesso naturalmente Piemonte. Allora ecco, sono venuto qua, sono andato anche in procura a Torino, in regione, in dappertutto, veramente, a riferire su questo studio sismico, e si prevede appunto in questo mese di novembre 2018 un aumento sismico anche in Piemonte e anche poi Italia mondo. Dopo questo periodo alluvionale, notate, periodo alluvionale, periodo sismico, ci sono questi fattori. Io voglio pulire la videocamera per evitare che si bagni, Io devo tenerla pulita. Le gocce
ho avuto una videocamera, l'ho persa, non ha più funzionato perché ho preso acqua. Qua piovigina, voglio assolutamente evitare che succeda qualcosa. Cerchiamo di fare così, cari amici. E cari amici, io spero che venga al meglio questo video, poi staccherò, vedrò un po' come fa. Allora, continuando, quindi Torino, 19 novembre 2018, Gennaro Giolmini. E allora parliamo un po' delle cose, la vita nell'universo ancora, giustamente. Il sistema famiglia è quando praticamente, ecco che, ingannando il tempo come si inganna? Perché noi potremmo vivere eternamente? Non è una parolaccia. Cari amici, non è una parolaccia, vivere eternamente non è una parolaccia, in che senso? Noi abbiamo una vita che è regolata da quella che è la rotazione della Terra. Le 24 ore, perché la Terra, il pianeta Terra è divisa in spicchi da 24 e c'è questa rotazione. Chiaramente quindi è legata a un tempo di rotazione della Terra. Allora, ci pensate, potremmo ingannare il tempo e rimanere sempre giovani? In che senso? Comunque il tempo scorre, ma se noi riusciamo a uscire da quel tempo potremmo sempre rimanere giovani. So che è una concezione difficile, però da comprendere, ma ricordatevi, l'impossibile non c'è mai, e tutto è possibile, ed è così. Un giorno usciremo. In un mondo, in un universo dove la vita continua sempre, che ci sono? Ci sono sempre i nostri genitori. Allora ecco il sistema famiglia, ecco, io volevo indicare questo. Allora chi governa la famiglia? La famiglia stessa. Allora il sistema famiglia, io ecco perché ho incanalato certe situazioni, il sistema famiglia è semplicemente padre, madre, figli. E quindi uscire da quel contesto. Ma cari amici, anche stamattina chiedevano l'elemosina. Perché? Perché non c'è sostentamento. Tanta gente anche qua a Torino. Se andate via alle fabbriche è rimasta la povertà. Allora il punto qual è? Un sistema famiglia. Noi per progredire cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di andare avanti. Andare avanti vuol dire poter avere un sostentamento per tutti. Allora, nessuno vuole elemosinare, nessuno. La realtà è questa, che noi vogliamo vivere la nostra vita andando avanti, quando invece perdiamo tutto, che sia lavoro, che sia famiglia, andiamo indietro. Allora la società non va avanti. Allora, comprendere come fare per far andare avanti la società, in che modo? Dobbiamo andare avanti tutti e progrediamo, progredisce, la società progredisce, migliora, va avanti. È un discorso semplice. Il futuro, sappiamo che la tecnologia va sempre avanti. Il discorso, comunque, avremo persone a fianco a noi, il sistema tecnologico può aiutare. Ebbene dai, vi faccio vedere intanto il panorama mentre asciugo la videocamera. Poi stacchiamolo così controllo un attimo il file. Che vada bene cari amici, perché qua è un'alluvione. Qua 40 giorni di pioggia. Devo prima pulire tutto prima di chiuderla, perché sennò si chiude dentro e dopo non mi dà, dopo non funziona più, perché l'acqua penetra dentro. Allora io la devo pulire prima di chiudere il collegamento. Questo è un bel trucco giusto lì. Panorama stupendo, incredibile.
E qui panorama stupendo, incredibile. Torino, la gran madre di Torino, il monte dei monaci e di là i parchi col fiume Po. Cari amici, devo cercare di tenere non troppo umida la videocamera, non troppo bagnata. Beh, allora, praticamente, veniamo al dunque, se vi dovessero sembrare i miei dei discorsi troppo leggeri, infantili, ma sappiate che le cose più semplici sono le migliori. I grandi discorsi ci perderemmo nei grandi discorsi. La vita è una soltanto, la vita va vissuta con gioia. Ecco, una cosa importantissima: nella vita bisogna sempre avere un sogno, sempre un ideale, sempre una cosa per cui lottare bene, positivamente, per qualcosa di buono, intendiamoci, lottare per qualcosa di positivo, di costruttivo. Nella vita va vissuto così. Perché? Perché finché abbiamo i sogni, noi continueremo a vivere. Quando non avremo più sogni, non ci sarà più nulla. Allora ecco, io sfido la pioggia, sfido la neve, ma questa è vita. Da dove nasce la vita, cari amici? La vita nasce dall'acqua. Allora perché vogliamo per forza evitare l'acqua? Io trovo qua una bicicletta, la appoggio su, no? Allora, è così, la vita va vissuta. Avere dei sogni, intesi, non cose che ci portano avanti, vedete? Allora, il sogno, lottare per una verità, significa anche, per esempio, andare a Genova, andare a Torino, visitare luoghi antichi, urbex, significa girare. Che bello! E da lì nasce, da cosa nasce cosa? E, permettetevi, questo pianeta Nibiru, che prove ho? Ma le prove... solo quando la carta stampata parla, solo quando la TV parla. Non si dice parla la carta stampata, no? Perché scrivono, ma è come se parlasse. Allora ci sono. Ma quando si esce al di fuori dei giornali, al di fuori del contesto della TV, finisce tutta la situazione. Saremo su, dicevano, 1 o 2 gradi, quindi permettetevi le mie imperfezioni. Cari amici, adesso continuiamo, credete. Quindi l'acqua è vita e poi, mi raccomando, le gioie, gli ideali, cose buone, i sogni. La vita continua finché si hanno sogni. Quando non si hanno più sogni, la vita non continua. Allora sogniamo, cari amici. E poi naturalmente cose anche proprio palpabili,
famiglia quando crede al pianeta di Dio, io faccio col cuore ma con sincerità, assoluta sincerità del sottoscritto Gennaro Gelmini. Oggi 19 novembre 2018, Torino, come sempre. Poi sono anche un tipo scherzoso, perché la vita va assaporata, come si dice, no? Però so essere serio quando parlo delle cose, anche se non le troviamo, non troviamo in giro la verità, troviamo in giro solo bugie. Però io, la verità, che sia creduta o non sia creduta, io divulgo verità, poi uno può non crederci, però è verità. Qua c'è un campanello. Ma ho la bicicletta, ma non so quanto funzioni ancora. Bellissimo, cari amici, pulisco la videocamera e non può bagnarsi. Tentiamo di continuare. Alle 5 del pomeriggio viene buio, meglio, perché non posso continuare per molto. Quindi Gennaro Gelmini al 19 novembre 2018 da Torino, sul lungo Po, sul Po, sul fiume Po. Torino, cari amici, vicini e lontani, allegria. E ci prendiamo un caffè, cari amici. Anche se il tempo è da lupi, tempo Torino 19 novembre 2018, è naturale che il tempo sia da lupi, qua siamo sotto le Alpi, eh. Una bellissima giornata, comunque, no? È vero, cari amici. Benissimo, da Gennaro Gelmini si continua, cari amici, con le panoramiche. Fantastico, cari amici. E cari amici, la bellissima fontana a Torino, il 19 novembre 2018, la giornata del Nino, una fontana fantastica. Vediamola da vicino, la fontana. Cari amici, vicini e lontani, allegria.